poeta Alfonso Gatto lo definiva il gioiello medievale, per la sua ricchezza di palazzi e di chiese di epoca longobarda e normanna. Il centro storico di Salerno è la culla di una cultura antica, che ha visto nella scuola medica salernitana la massima espressione. C'è un nucleo originario e un altro più moderno. Dalla parte bassa della città ci si addentra in un gomitolo di strade e stradine. Case, cupole, campanili e musei si alternano con negozi e botteghe di artigianato. C'è Piazza Sedile di Campo, con la splendida fontana settecentesca del Vanvitelli. La caratteristica Via Botteghelle. C'è Via dei Mercanti, ieri come oggi fulcro dello shopping cittadino. Più in là è ben visibile l'acquedotto medievale, con i cosiddetti archi dei diavoli. La parte più moderna del centro storico aveva una diversa conformazione. Piazza Portanova e Piazza Flavio Gioia costituivano infatti un unico luogo. Oggi gli spazi sono ben distinti. La prima è crocevia delle strade dedicate agli acquisti. La seconda, denominata La Rotonda, è un nuovo punto d'incontro dei giovani salernitani. Una città sempre più aperta, che si sta trasformando di anno in anno.